È stato un derby davvero elettrizzante ed emozionante quello tra Centro Giovani Calciatori e Forte dei Marmi, vinto dai rossoblù in extremis per 3-2, conquistando addirittura la vetta della classifica approfittando del pareggio di 5-5 del Lodi sulla pista di Correggio. Arbitraggio contestato da parte dei Viareggini dopo un minuto, palo di Pagnini al 18:57, Bertolucci che non sfrutta un tiro diretto per i bianconeri. Vantaggio del Centro Giovani Calciatori a 9 minuti dalla conclusione del primo tempo con bellissimo gol al volo di Muglia su assist di Rubio, poi a 7 minuti dalla conclusione palo di Gavioli che sfiora il raddoppio. C'è poi il gol di Turner che arriva a 5 minuti dalla conclusione della partita sul risultato di 1-1. Nel finale del primo tempo sugli spalti del Palabarzacchi, malore per un tifoso costretto ad andare al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, la partita si ferma addirittura dagli spalti, il pubblico che chiama l'interruzione della gara, gli arbitri Silecchia di Giovinazzo e Ferraro di Bassano contestati da parte del pubblico viareggino. Turner a terra, blu per il Centro Giovani Calciatori, va Mirko e ancora una volta la deviazione all'1 minuto e 23 dalla conclusione del primo tempo, è Pagnini che si fa parare da Barozzi, la conclusione poi per il decimo fallo del Centro Giovani Calciatori è Turner che non riesce a sfruttare bene il penalty. Arriva nel secondo tempo il decimo fallo a favore del Centro Giovani Calciatori, va sulla lunetta Rubio e porta in vantaggio 2-1 il CGC, ma arriva al volo il pareggio di Turner per il 2 pari. Poi c'è un gol annullato a Rubio per fallo di Pattino al 9:21 e Pagnini che realizza il gol del 3-2. Contestato un gol non assegnato al Centro Giovani Calciatori da parte dell'arbitro per Costa. Costa poi a 5 minuti dalla conclusione subisce un fallo, reclama il rigore il centro ma gli arbitri dicono di no. A 1:26 blu per Montigella, De Oro colpisce il palo e a 25 secondi dalla conclusione della gara un rigore per il CGC potrebbe portare il centro al pareggio ma Costa si fa neutralizzare il tiro Dagnata e 3-2 il finale e ora quindi il Centro Giovani Calciatori nel quarto di finale incontrerà il Breganze, il Forte e la Sarzana e le due squadre potrebbero incrociarsi nell'eventuale finale scudetto e sarebbe davvero bello per la Versilia.